Ciao a tutte! Nel video tutorial di oggi vi voglio mostrare la realizzazione delle classiche scarpine tipo All Star. Queste scarpine possono essere fatte in modi diversi, io ho sperimentato due o tre tecniche, quindi oggi ve ne mostro una che secondo me è anche una delle più semplici, delle più facili da realizzare. Io ne ho realizzata una per una nascita, questa l'ho realizzata in cotone perché insomma mi hanno chiesto qualcosa per la prossima primavera. E allora io utilizzo un cotone numero 3, ho preso questo Delfino numero 3 e lo sto lavorando con un uncinetto numero 2. L'indicazione che io vi do relativamente all'uncinetto sono sempre legate alla mia mano. Voi sapete che io lavoro lenta e quindi scelgo sempre uno o due numeri più piccoli rispetto, o almeno un numero più piccolo rispetto a quello dichiarato dalla cartina, perché comunque per la mia mano mi trovo meglio così. Quindi voi scegliete il vostro cotone e provate. Più è sottile il cotone, più viene bella la scarpina. Inutilmente vi dico che se prendete un cotone più spesso vi viene un lavoro più grossolano, però questo è a vostra scelta. Se avete della nana, della lana merino o dell'acrilico che volete provare, ovviamente io adesso vi do un certo numero di punti, datevi una regolata, però adesso vi aiuto con i centimetri, quindi più che poi corrispondere a un numero di catenelle, regolatevi con i centimetri, così vi sono più di aiuto, perché tante volte mi scrivete aiutami a farla da 0 mesi, 3 mesi e io non so che filo avete, che mano avete, come vi faccio a dare un numero di catenelle corretto. Quindi facciamo così. E allora io parto facendo un numero di catenelle e magari ne facciamo 18, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, oppla, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Questa è una catenella da 18. Questa catenella da 18 a livello di centimetri è di 7 centimetri, quindi più o meno avviate una catenella di 7 centimetri. Dopodiché, come vi ho fatto vedere nell'altro video, saltate un punto, entrate nel secondo e tornate indietro a punto basso. Quindi vi rifate praticamente tutta la catenella a punto basso fino ad arrivare alla prima, quella che abbiamo lavorato da questa parte, dove, come ricorderete se avete seguito l'altro tutorial, di catenelle ne dobbiamo poi lavorare 5. Quindi intanto tornate indietro e lavorate una catenella, una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quando siete arrivati all'ultima catenella, quindi avete fatto tutti i giri di ritorno praticamente, allora io nell'ultima ho lavorato già un punto basso, ne lavoro un altro, quindi il secondo, poi il terzo, poi il quarto e poi il quinto. Quindi vedete, io nello stesso buchino lavoro in tutto 5 punti bassi. Dopodiché, quindi avendo fatto la curva, dovete ricominciare dal primo punto basso, qui. Questo c'è, qui all'inizio c'è anche il filo con cui avete iniziato la catenella. Come vi insegno sempre, cercate di lavorarlo in questo giro di ritorno, incastrandolo in mezzo ai punti bassi, in modo da bloccarlo in questo modo e non doverci tornare su. Meno fili si fermano alla fine del lavoro, più in fretta si lavora, cioè se si lavora puliti e pulito, cioè se si lavora senza lasciare troppo in giro, poi alla conclusione del lavoro praticamente non siete a dover rifermare decine di fili, perché qui poi, come vedrete, insomma ne fermiamo diversi. Quindi il giro di ritorno è sempre a punto basso e quando arrivate anche in questo caso all'ultima maglia, dovete anche qui lavorare altri 5 punti bassi e poi chiudere con un punto bassissimo. Quindi i 5 punti bassi che noi facciamo all'estremità servono per fare la curva e stondare praticamente il bordo della scarpina. Allora, ci siamo arrivati chiacchierando e chiacchierando, questo è l'ultimo punto. Vedete? Quasi che non lo si riesce a prendere, ma è questo qui. Vedete, lo avete preso sia a destra che a sinistra, quindi uno l'avete lavorato
2, 3. Contate 1, 2, 3, 4 e 5. Poi, una volta fatta la quinta maglia, entrate nella prima maglia bassa disponibile e chiudete con un punto bassissimo. Quindi abbiamo realizzato il primo giro. Quindi sono 18 catenelle con il ritorno di punti bassi, 5 punti bassi all'estremità, poi si continua rifacendo i punti bassi fino all'ultimo punto dove poi ne lavoriamo altri 5. A questo punto avete finito col punto basso e si ricomincia col punto alto, rilavorando praticamente all'indietro tutti i punti come si presentano. Che cosa succede? Allora, io non faccio le classiche 3 catenelle, ma faccio una catenella e un punto alto. Voi sapete che io inizio e chiudo i giri sempre in questo modo perché la chiusura viene praticamente invisibile. Rifaccio praticamente tutto il giro di ritorno a punto alto fino ad arrivare alla curva. Le 5 maglie basse che ho lavorato nella curva dovranno diventare 10, cioè andranno tutte aumentate. Praticamente devo contare 5 maglie, quindi questa è la vostra, il buchino dove abbiamo lavorato le 5 maglie. Quindi saremo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questa è la prima delle 5 maglie dove lavorerò 2 maglie alte, quindi il primo aumento lo faccio in questa maglia. Poi lo faccio anche in quella successiva, praticamente noi li raddoppiamo i punti. 5 che diventano 10, sia da un'estremità sia dall'altra, quindi questo è un lavoro speculare, quello che si fa da una parte si fa anche dall'altra estremità. Vedete, i vostri punti sono stati raddoppiati e quindi la curva si è ampliata. A questo punto fate tutto il viaggio di ritorno praticamente sempre a maglia alta, lavorando i punti come si presentano e quando arriverete all'altra estremità, quindi all'altra curva, anche queste altre 5 maglie che avete di qua andranno lavorate doppie. Quando avete lavorato anche da quest'altra parte tutte le maglie alte, quindi praticamente nelle 5 maglie sottostanti avete lavorato 10 maglie alte, non fate altro che chiudere. Avendo fatto la catenella e il punto alto nello stesso punto, invece delle classiche 3 catenelle, vedete, vi trovate questa catenella immediatamente disponibile che serve appunto per fare la chiusura del giro a punto bassissimo. Quindi una volta fatta la chiusura, come vedete, è molto più pulita ed è molto più netta rispetto a quella che si fa con le classiche 3 catenelle. A questo punto si fa la stessa cosa, quindi si ricomincia il giro con una catenella e una maglia alta nello stesso punto, sempre per favorire la chiusura. Quindi vedrete, è in questa catenella che noi andiamo a chiudere in modo da non mangiarci il punto alto. Andiamo a rifare praticamente tutto il giro di punti alti fino ad arrivare praticamente qui. Vedete, in questa maglia è evidente che c'è il primo aumento. Vedete, ci sono in questo buchino 2 maglie alte lavorate insieme. Arrivate fino a qui e fermatevi, cioè quindi rilavorate tutte le vostre maglie alte sulle maglie alte sottostanti fino ad arrivare al primo aumento e qui vi fermate e vi faccio vedere come proseguire. Allora, vedete, siamo arrivati al primo aumento, quindi questo è il primo punto alto di questo primo aumento. Allora, questo lo facciamo singolo, quindi il primo punto alto dell'aumento lo facciamo punto alto, semplice. Questo, il secondo, lo facciamo doppio, quindi qui facciamo un altro aumento e lavoriamo praticamente 2 maglie alte. Quindi vedete, in questo aumento sottostante abbiamo realizzato 3 maglie, la prima sulla prima e 2 sulla seconda. Nel gruppo successivo farò esattamente la stessa cosa, quindi la prima maglia la lavoro singola e nella seconda faccio l'aumento. Quindi abbiamo fatto 3 e 3, 6. Ok? Quindi vedete, sulle 4 maglie sottostanti ne abbiamo rifatte 6. Quando siete praticamente qui nelle due centrali, quindi queste sono le due maglie centrali, qui fate un aumento ad ognuno, quindi fate un aumento alla prima e un aumento alla seconda.
Poi ricominciate uno singolo e uno doppio. Uno singolo e uno doppio e avete finito la curva e quindi questo primo raggruppamento di aumenti. Quindi, come potete vedere, assecondiamo la curva in modo pulito, praticamente raddoppiando all'inizio i punti. Quindi qui abbiamo fatto 5 punti bassi per girare e che sono diventate 10 maglie alte nel giro successivo. Vedete, qui cominciano i vostri aumenti. Quindi, quando abbiamo fatto questo terzo ed ultimo giro, cosa abbiamo fatto? Nel primo gruppo di aumenti, la prima l'abbiamo fatta singola e la seconda l'abbiamo fatta doppia, singola, doppia, 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 singola, doppia, singola, doppia. Ok? Quindi praticamente si può fare anche semplicemente una maglia singola e una maglia doppia per tutto il giro. E in teoria qui ne andrebbero fatte due, però se la fate anche una singola e una doppia, se questo sistema vi crea confusione, vi viene lo stesso. Però nelle due centrali, in queste qui, è il caso di farle doppie perché la curva viene più dolce. Quindi singola, doppia, singola, doppia, 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 singola, doppia, singola, doppia. Questo è il sistema. Quindi, come vedete, poi dal giro sottostante siete arrivati all'ultimo aumento. Vedete, questo è l'ultimo gruppo di aumenti e ci avete lavorato. Quindi ritorniamo a rilavorare le maglie singole fino ad arrivare qui all'ultima maglia singola e poi rifacciamo lo stesso giochetto anche dall'altra parte. Rifatti gli aumenti anche dall'altra parte, andiamo a chiudere, come vedete, su questa catenella iniziale, sempre appunto bassissimo, e la nostra suola è praticamente ultimata. Come vedete, la chiusura in questo modo viene abbastanza pulita e quindi diciamo con questo sistema per ricominciare il giro io mi trovo decisamente meglio. Quando siete a questo punto, centimetro alla mano, valutate la vostra misura. Prima di andare avanti, verifichiamo che sia corretta e a questo punto noi siamo a 10 centimetri e mezzo. Quindi partendo praticamente dai 7 centimetri iniziali, se vi ricordate della catenella, siamo arrivati a 10 centimetri e mezzo. Quindi no, 10 centimetri, vediamo un po'. No, no, 10 centimetri e mezzo, ok? Quindi praticamente vi date così una regolata. 7 centimetri, quindi diventano 10 centimetri e mezzo, quasi 11. Quindi vuol dire che nei tre giri complessivi che poi noi andiamo a fare, praticamente guadagniamo 3 centimetri pieni. Da quello che è il giro iniziale, questi due giri intorno praticamente vedete vi fanno aumentare di circa 3 centimetri. Quindi dati alla mano, se volete questa qui invece che è più piccolina, questa l'ho fatta di giusti giusti 9 centimetri, invece avevo fatto 12 catenelle iniziali. Quindi vi date un po' una regolata, magari a 15 vi viene giusto 9 centimetri e mezzo, che è la misura forse più giusta per 0,3. Quando siete convinti che la misura sia corretta, procedete con il lavoro. A questo punto noi dobbiamo praticamente salire la scarpetta, quindi fare questo passaggio. Vedete, questa è la soletta, quindi questa qui. Nel momento in cui noi l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo ottenere questo cordoncino. In modo che all'appoggio, vedete, la scarpa non sia tonda ma sia schiacciata. Vedete, questo cordoncino non è bombato ma lascia il fondo piatto e poi qui bello pulito. Per fare questo dobbiamo semplicemente lavorare in costa. Quindi rifacciamo sempre la nostra catenella e la nostra maglia alta nello stesso punto per ricominciare il giro perché qui non si lavora mai in tondo ma si lavora sempre chiudendo ogni giro, ricominciando il giro successivo. A questo punto non dovete fare altro che entrare in costa, che significa prendere la costa esterna, non quella verso di voi, e lavorare una maglia alta. E questo lo fate per tutto quanto il perimetro. Nel momento in cui finiamo questo giro di punti alti presi in costa, otteniamo questo, vedete, di separare quella che è la suola dalla para della scarpa, in modo che all'appoggio non sia una cosa che dondoli, cioè che sia completamente a barca, ma che sia piatta e poi, vedete, la parte di sotto è piatta e poi riparte la scarpina, vedete, è piatto.
e poi netto lo stacco per ricominciare. Noi praticamente adesso abbiamo fatto i tre giri che compongono la suola e questo primo giro appunto alto in costa. Adesso abbiamo da fare 1, 2 e 3 giri appunto basso, che come nel giro precedente non hanno né aumenti e né diminuzioni. Questi tre giri però sono fondamentali perché oltre a darvi l'altezza, ok, vi dà la resistenza. Non prendete l'accorciatoia come feci io una volta perché pensai se faccio due giri di punti alti ottengo lo stesso effetto, perché il punto alto è più cedevole e più morbido, motivo per cui questa parte non mi si irrigidiva per bene. Invece questi tre giri di punti bassi, lavorati un po' stretti, garantiscono la solidità della scarpetta. In questi tre giri, quindi sono 1, 2 e 3 giri di punti bassi. In realtà dovremo fare un giro col bianco, il secondo giro col nero e poi nuovamente col bianco per fare quella riga al centro che le scarpette hanno. In questo caso io non l'ho fatta perché mi è stato chiesto di non farlo, mentre qui poi lo faremo insieme, quindi vi faccio vedere il cambio filo. Quindi semplicemente a questo punto rifate una catenella e lavorate normalmente, quindi non in costa, tutto questo giro appunto basso. E quando arriviamo alla fine vi faccio vedere come fare il cambio filo e fare il giro con il nero. Allora, nel momento in cui abbiamo finito questo primo giro appunto basso, dobbiamo praticamente andare a chiudere e cambiare il filo se vogliamo fare il rigo nero. Come si cambia il filo? Allora io innanzitutto entro per chiudere, però lascio stare questo filo bianco ed entro direttamente con il filo nero. Quindi metto il filo nero sul dito e pesco direttamente il filo nero, andando a fare la chiusura appunto bassissimo con il filo nero. In questo modo, come potete vedere, finisco praticamente il lavoro col bianco e ricomincio col nero. Ovviamente, essendo il nero molto più scuro, si va comunque un po' a notare qui sotto il cambio del filo, ma questo purtroppo, insomma, è inevitabile. A questo punto, che cosa succede? Allora, io il bianco lo lascio qui perché poi qui mi servirà. Praticamente il nero, la codina del nero, me la porto dietro così la fermo. Quindi, come al sempre, come faccio di solito, cerco di portarmi dietro per qualche centimetro, per qualche punto, la codina del nero di inizio del filo, in modo da non doverlo fermare dopo. Faccio questo rigo nero. Allora, quando siamo a questo punto, quindi abbiamo fatto praticamente il nostro ultimo punto basso, andiamo a chiudere appunto bassissimo e tagliamo il filo. Quindi io faccio una catenella e tiro. Il mio fondo è finito. Io ovviamente ne ho realizzati due perché la cosa più importante non è quella di farne uno, di farne due possibilmente uguali. Quindi la vera sfida è avere sull'una e sull'altra lo stesso numero di catenelle, lo stesso numero di maglie, ok? Quindi la stessa misura. Nel momento in cui avete due suole della stessa misura, dovete fare un'operazione semplicissima, che è questa qui. Allora, io praticamente cosa faccio? Divido a metà la scarpetta, tenendo buona la riga centrale d'inizio, cioè le catenelle iniziali, vedete? Proprio il primo giro che avete fatto è la metà esatta della scarpina. Quindi nel momento in cui io faccio questa operazione, che schiaccio la scarpa, la divido esattamente a metà. A questo punto vi dovete contare le maglie che avete perché dovete lasciare. Allora, io ho questa che è la maglia che sta giusto a metà. Da questo lato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi questa
Dovrebbe essere più o meno la metà della mia scarpetta, quindi diciamo metà, quindi dovremmo avere 15 punti da una parte e 15 punti dall'altra. Allora, noi non partiamo da metà, ma partiamo un po' più avanti da metà. Quindi, se questa è la metà, noi partiamo almeno 4 maglie avanti, quindi più o meno. Questo è 15, quindi 1, 2, 3, 4. Io dovrei partire più o meno da qui per cominciare con il rosso e lasciare quindi questa parte da libera per fare la parte bianca. Quindi lasciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi saranno 10 da questa parte e 10 da quest'altra parte. Quindi il consiglio che vi do è di prendere dei segnapunti. Allora, questa è l'operazione da fare, quindi vi segnate la parte bianca da lasciare e il resto è la parte rossa, rossa o comunque del colore che voi scegliete. Quindi che cosa fate? Prendete il colore da voi scelto. Il numero del filo è identico e quindi anche il numero dell'uncinetto. Io avvio la prima catenella. Mi lascio meno codino. Avvio la mia prima catenella e tolgo il segnapunti e entro, incosta sul davanti, incosta facendo questa operazione, quindi vi tirate fuori il filo e fate un punto basso. E una catenella. A questo punto, come sapete, il codino ve lo lavorate e a questo punto qui dentro vi fate un giro di maglie alte fino ad arrivare all'altro segnapunti. Allora, io ho lavorato l'ultimo punto alto prima del segnapunti e quindi e mi sono lavorata il filo bianco che abbiamo fermato qui. E quindi poi lo taglierò semplicemente e non avrò bisogno di fermarlo. Allora, come vi dicevo, il ritorno lo fate facendo una catenella, girando il lavoro, ripartendo dal primo punto utile e tornate indietro al punto basso, molto semplicemente. Quindi queste sono delle righe di andata e ritorni. Avete due possibilità a questo punto, perché da adesso in poi io non vi devo far vedere nient'altro, perché un giro lo fate così e un giro lo fate di ritorno. Per un totale io ho fatto di 1, 2, 3, 4 giri a punto alto, quindi 1, 2, 3 e 4 giri di punto basso. La cosa che io ho fatto è di andare sempre dritto in modo che la scarpetta si allarga qui e poi quando si va a chiudere si tocchino le punte, così che io possa magari anche rigirare la linguettina in questa maniera. Se però vi piace degradare, cioè vedete, questo è dritto. Io non ho fatto diminuzioni, quindi quando andrò a chiudere avrò l'effetto questo qui, no? Di far corrispondere le punte. Se voi volete invece che prenda una forma leggermente più degradata, cioè che sfumi leggermente, che non vada su dritto, che cosa dobbiamo fare? Quando ricominciamo il giro di punti alti, in questo caso scaliamo, cioè saltiamo un punto. Quindi salteremo un punto di nuovo, salteremo un punto di nuovo, quindi avremo praticamente questo lavoro. Quindi da questo momento in poi questa parte io la ometto completamente perché, ripeto, adesso tornate indietro a punto basso. Quando arrivate qui fate 2 catenelle e rifate il giro a punto alto. Arrivate qui, una catenella, giro a punto basso per un totale di 4 righe di punti alti e 4 righe di punti bassi. E poi chiudiamo il lavoro. A quel punto ci rivediamo per fare la parte anteriore. Quando siamo a questo punto, dobbiamo proporre quindi la parte anteriore della scarpa, che è quella un po' più complicata. Io ripunto l'uncinetto dove ho già lavorato, nel punto dove sono già entrata col filo rosso. E mi faccio un punto bassissimo. Dopodiché faccio 2 catenelle e avvio quindi il mio lavoro di riduzioni. Il filo è sempre qua dietro, così adesso me lo lavoro. Come si fanno le riduzioni? Metto il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia sotto e lavoro
In questo modo, cioè, lavoro soltanto le prime due, ripesco il filo, entro nel punto successivo, estraggo il filo, lavoro le prime due. A questo punto avrò tre asole sull'uncinetto, le estraggo contemporaneamente. Quindi ripesco il filo, entro nel punto sotto, lavoro i primi due, mi fermo, ripesco il filo, entro sempre nel punto successivo. Quindi io praticamente questo è il filo che ho sull'uncinetto, questa è una maglia e questa è un'altra. Adesso le chiudo insieme, quindi di due ne ottengo una. Una volta fatto questo, io ho fatto praticamente il primo giro di riduzioni. Aspettate che allungo un po' il punto, se non lo perdo. Vedete, ho fatto il primo giro di riduzioni e questo dà la forma stondata alla scarpetta. Devo fare il secondo giro di riduzioni, quindi questa è l'ultima maglia che avete fatto. Faccio le mie 2 catenelle e poi giro il lavoro, quindi faccio una, 2 catenelle, giro lavoro, rientro qui, faccio la mia prima riduzione e qui faccio la seconda riduzione e chiudo insieme. Quindi voi adesso siete sul rovescio del lavoro, quindi qua. Quindi entrate dove vedete il buchino più largo, quindi sulla chiusura del punto sotto, estraete sempre metà e poi chiudete le 3 asole insieme. Di nuovo si pesca il filo, si entra nello spazio qui. Si ripesca, si entra nello spazio successivo, si lavora mezzo punto e si chiudono le 3 asole insieme. Diciamo la parte difficile l'abbiamo appena fatta. Vedete, io ho la parte di davanti che si è bella arrotondata e quindi ho questa bombatura che va per fuori e non precipita per dentro come quando invece la faccio separatamente e poi la cucio. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Nient'altro che andare avanti dritto per fare la linguetta e per farlo io ho fatto all'incirca 6 giri di punti alti. Quindi eventualmente io cosa faccio? Rifaccio un'altra maglia alta come se facessi un aumento qui, prima di salire, di modo che la linguetta, tanto adesso per la forma della scarpa non c'è nessun problema, in modo che poi la linguetta non è troppo striminzita. Quindi non fate altro che lavorare praticamente questi giri di maglie alte. Io ho fatto il settimo giro, vedete la linguetta è salita abbastanza dritta, però a me così non piace. Sono pignola e quindi non mi piace perché non è ben rifinita, insomma sta linguetta così è un po' miserina. Allora io quando ho finito taglio il filo e sono a posto. Ricarico il filo nuovamente sull'uncinetto perché se vi piace lasciate anche così, a me non piace e io quando una cosa non mi piace la sistemo diversamente. Ricarico il filo sull'uncinetto, riparto dove sono partita, quindi sempre dove c'è il filo rosso, mi porto dietro il filo, rifaccio di nuovo un punto bassissimo, anzi no, faccio un punto basso e che cosa faccio? Mi ripasso il contorno della linguetta perché così sembra smangiucchiata, cioè non è regolare. Entro qui. E poi entro dove ho cominciato con il rosso e chiudo con un punto bassissimo. Poi cosa faccio? Vi ricordate che siamo entrati in costa? Ecco, siamo entrati in costa per questo motivo, perché io poi posso entrare direttamente qui nella costa interna del filo e fare un ulteriore punto bassissimo qui per nascondere meglio il filo. Quando l'ho chiuso, taglio, faccio una catenella che mi fa da nodino, tiro e a questo punto qui non faccio altro che prendere un ago
e nascondere questo filo perché ormai è fermo, non ho bisogno di fermarlo diversamente, quindi rientro semplicemente qui, magari nel lavoro, che i fili li fermate solo così. Cammino un po' per il lavoro cercando di non farlo uscire né da una parte né dall'altra. E questa è la vostra linguettina e la vostra scarpetta. A questo punto cosa fate? Io metto questa specie di solettina che è proprio un mio sfizio, perché una volta l'ho comprata una scarpina, ho visto che c'era questa cosa dentro e allora io la ripropongo. Allora, se non io l'ho tagliata ad occhio, però quando fate il bordo, prima di cominciare a salire, appoggiate il lavoro su un cartoncino con una matita, disegnate il contorno e poi ovviamente tagliate. Prendo dell'ovatta sintetica, quella che utilizzo per gli amigurumi, e vado leggermente ad imbottire la scarpa così che sta bella in piedi. In questo caso non ho quella sfioccata, quindi uso questa qui che si usa anche per fare la barbetta agli gnomi. Più o meno, insomma, non è che la devo imbottire perché chissà, però insomma mi piace l'idea che stia bella in piedi quando la confezionate dentro la scatolina in maniera più aggraziata possibile. A questo punto prendete il nastro o prendete quello che avete deciso di utilizzare a mo' di laccio. Se utilizzate questi nastri, poi con l'accendino bruciate le estremità in modo da essere sicuri che non si sfila. Poi cosa faccio? Entro con l'uncinetto in un buchino e mi faccio passare verso dentro. Il laccio, come allacciate normalmente le scarpe, quindi vedete, io faccio una specie di X, quindi un'estremità con l'altra e poi lavoro solo con un filo, cercando di lavorare dal dritto. Se per esempio utilizzate un cordino o un nastro come in questo caso che abbia una parte lucida e una parte satinata, e poi mi aiuto con l'uncinetto, quindi dove devo rientrare qui e me lo porto fuori con l'uncinetto. Poi rientro qui. Poi ovviamente arrivati a questo punto ve l'aggiustate, cioè nel senso, vedete, a me questo è corto, quindi cerco insomma un attimino di sistemarlo al meglio e quindi poi di chiudere qui sopra sistemando per bene la linguetta. Tiratela, la linguettina, vedete, spingendo un po' più avanti l'imbottitura così questa parte rimane bella bombata. Questa è la linguetta che sporge, vi sistemate per bene la lunghezza dei lacci e la vostra All Star è pronta. Quindi, diciamo, rispetto a tante scarpe che vedo in giro che non mi fanno impazzire, questo è uno di quei modelli che, diciamo, hanno una migliore resa e quindi vi garantiscono un risultato di riuscita abbastanza accettabile. Quindi, se il tutorial vi è piaciuto o se avete bisogno di suggerimenti, mi scrivete come sempre, sarò contenta di esservi d'aiuto. Questo me l'avete chiesto in tanti, è passato un po' e quindi, insomma, spero di avervi comunque accontentati e spero che insomma vi sia utile. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie come sempre per avermi seguito.